Ciao a tutti, buonasera, sono Michela Giraud. Sono nata nell'87, quanti di voi c'erano già negli anni 80? Erano anni, insomma, del Fiorenti, del boom economico, dove il potere temporale e spirituale veniva spartito tra Meg Buongiorno e Pippo Baudo, dove fiorivano dei grandi programmi come ad esempio Super Quark, Mixer, Colpo Grosso. Ecco, pensate che mia madre soleva addormentarmi nel 1988 di fronte a Colpo Grosso. Io quindi vedevo queste ballerine seminude, strabuzzavo gli occhi, boom, e mi addormentavo di colpo. E fu proprio in quel momento che io maturai quale sarebbe stato il pensiero che mi avrebbe guidato per tutta la mia vita, dal punto di vista intellettuale. Le tettone. Allora, io volevo solo avere le tettone. Io volevo solo avere le tettone e i coscioni. Volevo avere le tettone, i coscioni e ballare in perizoma di Strass. Allora, le prime due, devo dire, le ho avute. Per la terza mi hanno denunciato. Però, voglio dire... Però la cosa peggiore qual è? Che la verità è che io volevo solo essere una fregna. Però, ma una mega fregna, sai quelle che gli amici ti fanno: oh, ma quando te la porti quella mega fregna di Michela? Non, ah, quanto è simpatica Michela, capito? Ma la simpatia, voce di Comedy Central, basta con questa storia. Perché uno si rompe pure il cazzo di essere l'amica simpatica. Quindi, perché la cosa qual è? Eh sì, è un'amarezza. Perché la cosa qual è? Che a un certo punto, se tu c'hai delle aspettative, pure i maschi sono cresciuti con queste aspettative, immaginandosi Lorenza Mario, Pamela Prati, Valeria Marini. Per esempio, quando ero alle medie, c'avevo questo mio fidanzatino che si chiamava Filippo ed era innamorato di una compagna di classe bellissima che si chiamava Barbara. E mentre io ero in questa parentesi di disagio tra i baffi e la tuta pezzata della Diadora che si chiama adolescenza, lei era già un fiore di loto con due tette enormi. Quindi il mio fidanzatino diceva: ah, ma Barbara è come una Ferrari. E io: vabbè, te sei come un Audi. Oh, però l'Audi è bella, eh? Che te lo dice un po' come quel tono di quando tua madre torna dal supermercato e ti dice: vabbè, non c'erano i pandistelle di marca, ti ho preso quelli della Coop, tanto sono la stessa cosa. No, troia, non sono la stessa cosa. Io voglio i pandistelle quelli veri, cazzo. Io voglio essere una Ferrari. E quindi, che cosa ho fatto per essere anch'io una fregna? Ho cercato di frequentarle per diventarlo anch'io così, per osmosi, tipo una malattia infettiva come la varicella, la peste, beautiful, queste cose che si attaccano. E però io che cosa ho fatto? Io ho fatto molto di meglio. Io sono uscita con una fregna reloaded, un pontefice della fregna, la psicofregna. Che cos'è una psicofregna, la definizione? Una psicofregna è una ragazza che vive la sua bellezza come un peso e deve rimpiazzarla con una sorta di intellettualismo non richiesto. Ma perché? Perché? Cioè, a cosa serve? A cosa serve in un mondo in cui Fabio Volo vende milioni di copie? Cioè, non serve un cazzo. E una cosa che fanno, per come si caratterizzano? Loro parlano con questa voce sussurrata, per metafore o per aneddoti. Quindi se voi incontrate una ragazza molto bella ma che parla solamente per frasi estratte dal calendario di Frate Indovino, ma con la voce di Thea Falco, state attenti che è una psicofregna. Però no, i ragazzi non stanno mai attenti. Quindi vedi questi poracci in questi pub che ci provano tipo Titanic, con queste sorta di Anne Bolena Troia, che si esprimono con queste frasi a metà tra i baci Perugina di Tiziano Ferro e la riabilitazione post-coma, del tipo: cioè, noi siamo nati per soffrire, è perché nella vita bisogna soffrire, l'essenziale invisibile agli occhi è 7x8 2015, è Catafanagra Inga, viene Expo 2015, è Life is Now. E tu dici: ma non sta di niente. E invece il coglione di turno si gira e ti fa: ma quanto è profonda, Maria Ida. Quanto è profonda.